Salve a tutti e bentornati su Paper Mario, il portale millenario. Sono molto confuso da quello che sta accadendo perché nello scorso episodio abbiamo terminato il capitolo 6 e siamo tornati a Fannullopoli. Non ho messo la gemma stella nel portale, ma avendo preso l'ultramartello sono riuscito ad accedere ad un tubo immagino segreto ed arrivare in questa città. E non ho la minima idea di cosa io debba fare qui o se abbia saltato un pezzo di storia, ma lo scopriremo adesso. Perché immagino che questo con i baffi sia il capo. Anche oggi è tutto calmo. Cannonio? Magari voi parlate. No, parte la stessa lingua, tu ci dici qualcosa, voglio esplodere di gioia, voglio sparare con il cannone, voglio fare un bel boom. Non siete pacifici? Ok, questa è una casa normale. Va bene, sì, per forza. Usciamo. Ho fatto tutto ciò che volevo fare. Non sembra che ci sia molto che possiamo fare qui. Secondo la mia modesta opinione, che però può benissimo essere sbagliata, non sarei dovuto ancora arrivare qui. Ed è per questo che non posso fare niente. Ho passato una vita a fare pupazzi di neve, ma adesso basta. Perché? Va bene, è scelta tua. Hello? Che poi è Siberia. Nello scorso episodio ho detto che era palesemente la Russia. Ma è più Siberia che Russia in realtà. Quindi non importa. Diventare grande come lui. Speriamo non si sciolga. No, sì, infatti sarebbe un po' un problema. Anche se, ad essere onesti, è un po' la vita di voi Bobomba, no? Ok, facciamo che torniamo a Fannullopoli. Mettiamo la gemma nel portale e vediamo se effettivamente dovevo venire qui o che cosa. What's up? Sono tornato. Sì, secondo me ho saltato qualche piccolissimo passaggio, ma lo scopriremo tra poco. È qui che... No, non è qui, ok, va bene, era il tubo sotto. Va bene. Andiamo da questa parte. Perché se non sbaglio, dovevo accedere da qui, giusto? Giusto? No, non era da qui. Allora dove era? No, 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 no,
accedere. Non da qui. Decisamente non da qui. Non lo so. Perché mi perdo sempre che fanno un lopoli? Come faccio? Com'è possibile come cosa? Ok, credo di aver imparato la strada. Adesso non dovrei più perdermi con qualche speranza. Mettiamo la gemmastella che avrei dovuto mettere ieri. E vediamo cosa accade. Era ovvio. Era ovvio. Sulla mappa magica è apparso il luogo in cui si trova la prossima gemmastella. Ok, va bene. Eh? E questo segno cosa indica? Ma certo, è la posizione dell'ultima gemmastella. Ovviamente. Se ciò che è segnato nella mappa corrisponde a verità, l'ultima gemmastella è... sulla luna! Lo immaginavo, anche la principessa Peach è sulla luna. Che strano. E poi ci sarebbe anche un altro problemino. Come si va sulla luna? Io non ho la più pallida idea. Ma siccome non c'è libro così cattivo che non abbia qualcosa di buono... ne consulterò qualcuno della mia biblioteca personale.
mio Corriere del Tempo, quindi tornate a fare un po'. Ok, va bene. Che cosa dobbiamo fare? Todivo, Aloha. Todivo? Ma Todivone è tipo quello... ho sentito che si è sistemato per le feste quello sbruffone che si spacciava... Ah, questo è quello vero, ok. Che si spacciava per me, grazie. Mi ricorderò di te quando sarà famoso. Ah no, già lo sono. Avrei capito bene anche tu che nella vita bisogna lottare. E te lo ricordo una celebrità del mio calibro. Sai, non è facile essere una star ai tempi d'oggi. Lo immagino. Sto andando a Borgo Fungo per delle riprese che mi permetteranno di vincere il premio Golden Fungo 2. Te lo dedicherò. O Golden Fungo I, che è ancora meglio. Buona fortuna, saluti dalla superstar Todivo, l'originale. Che cos'è quello? Ok. Va bene. No, più che altro volevo guardare che cosa ci sia qui dentro. Hai trovato un foglio con informazioni su Stordino Dorato. Sono state aggiunte all'enciclopedia. Ok. Ah, ok, giustamente perché non potevo analizzarlo, immagino. Ho appena iniziato. Ah, aspettate fuori per 2 minuti. Ok, aspettiamo 2 minuti e vediamo se effettivamente funziona. Aspettalo così tanto che la luce si è letteralmente spenta. Quindi spero che adesso tu sia pronto. Ok, sì. Oh, siete voi. Proprio il momento giusto. Ho capito qual è il modo per arrivare sulla luna. Bisogna andare a Bomburgo e usare un cannone. Ok, va bene. Ci siamo arrivati molto prima del previsto. Mi chiedo perché potessimo arrivarci così tanto prima del previsto. Un cannone per andare sulla luna? Ho trovato degli interessanti documenti di un avventuriero che si è recato a Bomburgo. Perché c'è un cannone che spedisce le persone ovunque vogliano, anche sulla luna. E quindi questo potentissimo cannone è Bomburgo. Il tubo che collega Bomburgo si trova nella città sotterranea. Ma occhi aperti, ragazzi, è nascosto molto bene, certo, l'ho trovato senza neanche cercarlo. Secondo i documenti, per raggiungere quel luogo è necessario l'ultramartello. L'ultramartello? L'abbiamo tenuto poco fa. Fantastico, allora sarà semplicissimo. Con l'ultramartello fatevi strada fino a Bomburgo. Ricevuto, a Bomburgo. Aspettate un attimo. Il bombomba di quel villaggio hanno un caratteraccio. Non è vero, dai. Potrebbe succedere che vi neghino la possibilità di usare il cannone. Ma voi non demordete, cercate di convincere tutti i costi. Coraggio, è l'ultima gemmastella, mettetecela tutta. Sì, era molto ben nascosto questo Bomburgo. Sì, non... Wow, come hanno fatto a nasconderlo così? Cioè, come hanno fatto a pensare che una persona potesse trovarlo senza dare nessun indizio? Aspettate, vediamo gli indizi che ci danno. Bomburgo. Ok, no, va bene. Non posso fare la gag di... Ah, gli indizi non sono abbastanza perché letteralmente mi ha detto che l'ho già trovato. Vabbè, speravo in realtà che mi desse un messaggio un po' diverso. Insomma, come dire... Non so bene come dirlo. Vabbè, credo che abbiate capito. Perché per dire in Tears of the Kingdom... Per paragonare i giochi, ovviamente, non sia mai. Però in Tears of the Kingdom, se parlo con una persona che mi affida una missione che tuttavia ho già... Ah, bene. Che tuttavia ho già svolto... mi dà un... Cioè, mi dice qualcosa di diverso perché appunto... Ho preceduto la sua richiesta. Va bene, non importa. Capitolo 7. Viaggio sulla luna. Ok, wow, che bello questo posto. Un mondo innevato? Chi l'avrebbe mai detto? Chissà che cosa troveremo qui. Ah, mi ricorda un certo paese europeo. Chissà quale. Quale può ricordare? La Germania, probabilmente. Ok, basta. È cringe. Non mi conviene andare troppo avanti con questa cosa, perché... Appunto, sto diventando un pochino cringe, quindi... Basta. Non ci provare. Ok. Siamo arrivati già a Bomburgo? Sì. Bomburgo. Eccoci al villaggio.
Dove sarà il cannone che ci porterà sulla Luna? L'abbiamo visto prima. Va bene. Potremmo chiedere a qualche abitante. È dall'altra parte, lo sappiamo già. Oppure no, forse è quello che c'è qui dentro. Va bene, però non sembra che possiamo accedervi. È vero, non ho parlato con loro prima. Vabbè, non importa. Oh, tu però sei nuovo, tu non c'eri prima. O almeno non ti ho visto. Ok, hello. Chi siete? Cosa volete qui a Bomburgo? Che? Il cannone? Non ci sono cannoni a Bomburgo. E questo qua davanti, scusami. Non è possibile, ci hanno detto che in questo villaggio c'è un cannone. Ah, forse è una statua questa qui. Va bene. Ascoltatemi bene, se una cosa non c'è, non c'è. Ok, sì, ammetto che non hanno un ottimo carattere. Sì, va bene. Sì. Me l'hai detto tu? Il cannone di Bomburgo, che il grande. Ah, ok, no, sì, questo. Va bene. No, tu non sei proprio niente, assolutamente. Certo, ti credo, immagino. Com'è bello il cielo di sera. Mi è esplosa la voce. Com'è bello il cielo di sera? Mi sento vicino all'universo, benché non riesca a vederlo. Di doppio normalmente perché se devo dare una voce diversa ad ogni singolo bomba che c'è qui non ne esco più. Ok, te ci hai già parlato prima. Hello, fatto un pupazzo. Sì. Speriamo non si sciolga. Va bene. Non sono entrato in questi edifici. Ne abbiamo 14 su 15. Ok, cautina. No, niente di particolarmente interessante in realtà per il momento. Ok, usciamo. Oh. Buona dormita. Ok, grazie. Ce n'è uno vicino a ogni singolo. Ah, è piccolo. Ok, va bene. Dietro a ogni singolo luogo per dormire. Come si chiamano bed and breakfast? No, non sono bed and breakfast. Vabbè, insomma, locande. Parliamo anche con loro. Salve, sono forestiero. Prima volta a Bomburgo? Come? Cerchi il come? Cerchi il cannone? Ah, certo! È scoppiato e ha fatto boom! Scherzavo. Ok, grazie. Te? Non hai mai visto la neve? Qui c'era tutto l'anno. Dovresti vedere com'è bello il sole del mattino che scalda queste distese bianche. Ok. Benvenuti a Bomburgo. Ops, ma che bebafone, signore. Sai, io sono un baffi indovino. Riesco a capire il carattere delle persone e dei loro baffi. I tuoi baffi mi dicono che sei un tipo egoista e testa. Grazie. Ah, mi deve aver scambiato per Luigi. Ok, scherzo, fan di Luigi. Scherzo, scherzo. Sto scherzando. Sto scherzando. Non ho preferenze tra Mario e Luigi. Dai, non te la prendere. Non hai detto che io abbia ragione. Ok, e te sei l'ultimo. Tu sei l'ultimo. Boom, benvenuti, siete nel villaggio di Bomba. Qui non c'è niente, Boom. Come avrete notato dalla mia timida esplosività, molti Bomba si vedono solo degli altri Bomba. Va bene, più chiaro di così non potevi essere, grazie mille. Quindi dobbiamo far parlare Cannonio con il Bomba altro con i baffi, immagino. Tipo così. Funziona? No, non funziona, ok. Ancora voi? Se vi dico che il cannone non c'è, significa che non c'è. Tu sei il sindaco, vero? E perché dici le bugie? Tempo fa sono venuto da queste parti, ho visto un cannone con i miei occhi. Sei un bomba? Allora dovresti saperlo. Non menzioniamo mai il cannone ai Nombo Bomba, per evitare che venga usato per cose terribili come la guerra. Sì, questo lo so. Ma a noi serve il cannone perché dobbiamo andare sulla Luna. Se non andiamo sulla Luna, ci sarà la fine del mondo. La fine del mondo. Proprio un bel guaio. Sì, ma ecco, in questo momento non è possibile usare il cannone. Perché no? Perché serve il permesso di Bomboro. È stato lui a intraprendere il business del cannone. Faceva volare la gente in mondi sconosciuti. Ci si è arricchito e ha mollato tutto. Invece il generale Candido Bucaneve, che ha rischiato più volte la vita sul cannone. L'abbiamo visto Candido Bucaneve, era nel primo capitolo. È stato messo in pensione dalla rabbia e si è portato via la chiave in qualche borgo lontano. Borgo Fiore. Bombore Candido Bucaneve.
Esatto, ricapitolando. Se volete usare il cannone dovete trovare Bomboro, il generale Candido Bucaneve. Bomboro non lo so, Candido Bucaneve però so benissimo dov'è. Beh, ormai siamo in mare, bisogna remare. Mario, devi trovare quei due. E quando li hai trovati, torna qui da me. Mi verrebbe... Ah, Bomboro! Ok, va bene, ho capito. Bomboro immagino sia quello che adesso è arrivato a... come si chiama? Sfoghis. Dovrebbe essere quello. Ok, ci rivediamo direttamente quando siamo arrivati da loro, perché potremmo metterci un po'. Ok, riattacco molto rapidamente, perché con questo nemico dovremmo poter arrivare al prossimo livello, giusto? Sì, direi di sì. Ok, va bene. Allora, adesso facciamo evolvere di nuovo le tessere, perché ci conviene, come sempre. E in questo modo possiamo anche dare più punti vita ai nostri compagni. E è una cosa di cui abbiamo effettivamente bisogno. Ok, che cosa possiamo togliere però? Perché qualcosa lo dobbiamo togliere per forza, perché altrimenti... non era questo, era questo. Sì, ok. Perché altrimenti non riusciamo. Più punti fiore, più punti vita. No. Mega difesa. Ok. Oggetti per due. No. Forza per vita. No. Aspetta, vediamo quelle che abbiamo già attive. Che costano 3. Punti tessere necessari. Ok. Quanti costano 3? Ok, questi. Mega difesa, potenza plus, potenza plus. No, togliamo mega difesa. Ci conviene decisamente. Effettuato un cambio di compagno, se ho un altro turno d'azione? Oh. Non lo so. Secondo me ci conviene farlo. E poi vediamo un altro che ce ne richiede 2, magari. Punti tessere necessari. Dismattacco, bella vita. Ok, sì. Togliamo questo. Eh no, perché ce ne servono 6. Infatti. Tessere attive. Ordiniamo per punti tessere necessari. Non lo so. Potenza plus, no. No, non ci conviene in realtà. Per il momento non ci conviene. Togliamo cambio rapido. Mettiamo potenza plus e compagni. Ok. Non sapevo che avessimo anche questo. Va bene. Ma consumo un punto fiore in meno per effettuare un'azione. Va bene, mettiamo questo. Poi togliamo questo e mettiamo più punti vita compagni. Va bene. Penso che questa sia la decisione migliore fino a quando non avremo più tessere. Ed è per questo che le tessere sono indispensabili da fare il power up. Sono indispensabili da fare il power up. Wow, che bello, bellissimo. Ok, dovremmo essere arrivati a Borgo Fiore nella zona giusta, in teoria, vero? No? Davvero? Strano. Molto strano. Dove può essere... Bucaneve. Non è... Era Borgofiore, ne sono sicuro. Doveva per forza essere qui. Non commentate, non commentate. Anzi, commentate in realtà, mi farebbe solo piacere se commentasse. Non commentate a voce. È qui dentro forse potrebbe? No. Mi ero dimenticato che avessi tutte queste cose di Peach. Sapete che non mi ricordo dove si trovasse? Davvero non me lo ricordo. Qua dentro? Potrebbe essere? Forse potrebbe darsi? No? Allora non lo so. Dove sono? Anzi, dov'è? Perché dove sia Cannondoro, quello che è, lo so per certo. Cioè, ero abbastanza certo che Bucaneve si trovasse qui a Borgofiore, in realtà.
A quanto pare mi sbagliavo. Ok, andiamo allora a vedere se troviamo Bomboro a Sfogis. A proposito, a quanto pare, entrando e uscendo da un capitolo, si sbloccano i tubi perché adesso mi ha sbloccato anche quello per il capitolo 6. E questa cosa mi rende molto felice perché avevo molta paura che mi obbligasse a fare tutta la strada fino a qua. Ma non avrebbe avuto senso, non pensavo fosse così bassa l'acqua. Ok, dov'è? Ah, non è qui giusto, è dall'altra parte. Mi chiedo se Olmutz sia ancora là dentro. Peccato però che non si sia unito la squadra. Vabbè, fa niente. Allora, non è qui, è ancora più in là, davvero? Ok, va bene. Ed eccoci qui. Salve. Sei tu? Salve Gonzales, qua il buon vento. Vuoi usare il cannone di Bomburg per salvare il mondo? La situazione è davvero così critica? Beh, di certo non è situazione rosea, eh. E va bene, sono in debito con te. Ora tocca a me aiutarti. Veramente ho fatto un bel mucchio di soldoni in passato affittando quel cannone, ma facevo rumore infastidiva alla mia dolce metà, così ho abbandonato il business. E lei è d'argento, vorrei far notare, invece quello piccolo è di bronzo. Se vuoi usarlo, ti avverto, ci vuole molto denaro. Tutto dipende da quanto sei intenzionato a farlo. Ma andiamo al dunque, quanto vuoi sborsare per usare il cannone? Niente è troppo brutto. Una moneta, non so, 64 è un numero bello. 64 monete, cosa vuoi farci col denaro? Tenerlo sotto al materasso? Niente cannone, torna quando hai il portafoglio gonfio. Devo davvero darti tutti i miei soldi? E se avessi una moneta, per dire? Come? Mi dai tutte le monete che possiedi? Davvero? Davvero, vero, vero, vero? Oh, sono emozionato, le tue parole sono musica per le mie orecchie. Capisci che se dai tutte le monete a te non rimane nulla? Me le dai lo stesso? Se me lo richiede per forza la storia, sì, non ne sono assolutamente convinto, però vabbè. Ma senza monete non andrei da nessuna parte in questo mondo. Sei sicuro che vuoi diventare povero? Sì, sicuro, sicuro, amico mio, tu non dai alcun valore al denaro. Potresti pentirtene, vuoi davvero darmi tutto? Guarda che mi prendo sul serio tutte le tue monete e non te le ridò più, eh. E quindi mi dai tutte le monete? Sì! Prenditele! Se è ciò che vuoi. Beh, ho capito che sei ben intenzionato. Perciò hai permesso di usare il mio cannone. Grazie. E comunque prima stavo scherzando. Non voglio le tue monete. A malincuore, ti restituisco il malloppo. Grazie. Sì, era ovvio perché aveva detto che ce l'avrebbe dato perché era in debito con noi, ma vabbè. Buona fortuna, Gonzales. Ok, FML numero 6. Oggi a Fannulopoli. Stamattina all'alba un giovane impiegato di 30 anni è stato arrestato mentre cercava di salire sul dirigibile con una bottiglia contenente uno strano liquido rosso. Sospettato dalla polizia di voler dirottare il dirigibile, è stato portato in questura, ma appurato che il contenuto della bottiglia in realtà era solo una salsa piccante per uso alimentare, il giovane è stato rilasciato. Ha poi dichiarato ai giornalisti della FML: "Ecco l'ultimo prodotto della mia azienda, la salsa rossopica, provatela." Shopping, in questo numero vi presentiamo la bottega del Fast Express. In un treno di tale lusso non sarà facile fare affari d'oro, ma magari mentre si ammira il paesaggio dal finestrino si spende con più leggerezza. Il commesso della fantasiosa cravatta ha dichiarato: "Sono benvenuti clienti ricchi e poveri. Questa non è una bottega elitaria." Poi ha offerto ai lettori dell'FML il doppio dei punti bottega su ogni acquisto. Ha aggiunto: "Avete già pensato ai regali per i vostri amici? Li farete senz'altro contenti." Cucina facile. Oggi ci cimenteremo in una ricetta di livello avanzato, prepareremo gli spaghetti neri. Dapprima si cuoce la pasta fresca al dente, poi si aggiunge brodo nero e il piatto è bello e pronto. Una cena da buon gustai! Editoriale, la FML lettera di darvi appuntamento al prossimo numero, non perdetelo. Ok, era assolutamente non necessaria come cosa, ma why not? Tanto per vado a dare un'occhiata se Olmut ci dice qualcosa di interessante, ma taglio intanto, non serve che lo mostri.
Ok, allora, no, ho il muto non c'è detto niente di particolare, ma l'avrete visto perché non ho mostrato quello che ho detto. Mi sono messo a parlare con un po' di gente qui di Borgofiore perché non capivo dove potesse essere Candido Bucaneve. E quindi mi... Cioè, beh, lo vedete, ci ha detto lui che sa dove possa trovarsi. Candido Bucaneve? È stato qui per un po', ma credo che si sia rimesso in viaggio. Mi pare che abbia detto che era diretto verso un'isola deserta nei mari del sud, ok, l'isola tropico. Grazie, I guess. Penso che ci potremmo arrivare molto, non da qui, ma ci potremmo arrivare molto facilmente con i tubi, quindi il backtracking sarà molto molto più facile. Ok, di nuovo dobbiamo parlare con gli abitanti. Non ditemi che... spero di no. Candido Bucaneve era qui fino a poco fa. Ma se n'è andato, ha parlato di un'isola fluttuante nel cielo. È Oolong, ok. Spero che sia Oolong. Spero vivamente che sia Oolong. Dobbiamo parlare letteralmente con tutti? Non mi piace come cosa. Vabbè, almeno possiamo arrivarci in fretta, però. Che brutto. Dai, spero che sia almeno qui. Perché se dovevo davvero passare per tutti i capitoli. Va bene. Speriamo che sia qua. Oolong, salve. Con chi posso parlare? Con te. Testo il personaggio principale. No, non lo sei a quanto pare. Almeno arrivederci. Ti conosco. Te sei quello che stava andando a Sfog Hills. Oh, accidenti, e ora come faccio se nessuno risponde al mio annuncio? Non lo so, non è il mio problema, molto onestamente. Sì, no, no. Poi, che altro c'è? Te? No, non lo so. Oh, finalmente, cavolo, ho chiesto a tutti, letteralmente a tutti. Chi? Con il Bucaneve? Quel vecchio generale Bobomba con i baffoni? Veniva spesso ben rifrullati qui da me, ma ora è molto che non si fa più vivo. Mi pare che l'ultima volta abbia detto che sarebbe andato alla grande quercia, il capitolo peggiore del gioco. Bene, meno male che dobbiamo andare lì. Wow, che bello, grazie mille. Va bene, il tubo è qua, quindi ci arriviamo in fretta, però sì, dobbiamo letteralmente passare a tutti i capitoli. A questo punto taglio fino a quando non vedo qualcuno che mi cita lui. Ok, va bene. Wow, che bel game design. Ok, almeno stavolta ci ho messo meno del previsto perché è letteralmente la prima persona con cui ho parlato. È un vecchio Bobomba con dei bei baffoni. So che è andato via di qui, ma non so esattamente dove. Mi pare un po' sombroso. Cos'è, crepuscolo? Forse ombroso, non mi viene in mente molto altro. Sì, per forza, casa crepuscolo. Ok, anche stavolta ci ho messo poco. Ah, oh, sì, lo conosco. Un Bobomba bianco, no? Era qui nel villaggio. Come? Dove è andato? Questo non lo so, ma sembrava molto stanco e continuava a parlare di un cannone. È andato là? È andato al. Cioè, è tornato a. Come si chiamava? Mi son già dimenticato il nome. Bomburgo, mi pare. Ok, speriamo di sì. Ho sbagliato, non dovevo andare qui. Allora, siamo a Bomburgo. Per favore, dimmi che qui non devo andare da qualche altra parte strana. Questa porta è aperta? No. Dai, per favore, non farmi fare altro backtracking. Che alla fine non è una cosa lunga, però vabbè, allora non mi ricordo cosa ci fosse qui dentro in realtà. Bene. Salve, Bucaneve. Sta dormendo, lo sveglio? E sì che lo sveglio. Non si sveglia, vuoi provare a svegliarlo di nuovo? Sì. Sì. Dai. Sì, dai, continuiamo fino a quando non si sveglia. Non è che sia un problema. Sì. È morto, non ho capito. Non ho segni di vita. Non ho capito se questo è il gioco che ci fa prendere la nostra vendetta per averci fatto fare backtracking, ma non lo so. Il suono è pesante. Sì, va bene. Facciamo che sto zitto e vi lascio godere la scena.
E tu cosa vuoi? Capisci che sono stanco di vivere, sognare e illudermi? Non voglio consolazioni. Ehi, aspetta un attimo. Ma quei baffi, e quel cappello, e quel martello? Oh, non sai quanto ho girato e quanto ti ho cercato! Come, perché? Per usare ancora il grande boom? Quando ho perso il lavoro, ho perso anche i miei sogni e le mie speranze. Un giorno però mi sono fatto leggere le carte da una maga di fannullopoli. Un baffuto con una M sul cappello e un martello a ridare la luce alla tua vita. Mi disse proprio così. Come? Vuoi usare il cannone per salvare il mondo? Oh, allora la maga aveva proprio ragione. Bene, sono pronto. Io preparo il grande boom e tu va ad avvisare il sindaco. È stato facile. Qualcuno gli dica che siamo stati noi a cercare dappertutto lui. Bravo, Xarplunt. Ok, direi che lo vedremo domani. Quindi, appunto, domani useremo il grande boom. Quindi, sì, alla prossima. Quanto dura il backtracking?